si sarebbe versata una tanica di benzina addosso e si sarebbe data fuoco sul letto. Il suo piccolo di 4 anni si sarebbe spaventato e avrebbe trovato rifugio in un armadio di legno, ma le fiamme presto lo hanno raggiunto. Dramma della disperazione nella frazione San Sabino di Osimo. A perdere la vita una giovane mamma di 32 anni, tunisina, ma da anni in Italia, e il suo piccolo. I due abitavano in un appartamento di nuova costruzione in via Santa Chiara. A dare l'allarme nel tardo pomeriggio sono stati alcuni muratori che lavoravano nel cantiere antistante la casa. Avrebbero sentito un botto, come un'esplosione, e poi le fiamme uscire dalla finestra della camera da letto dove si è consumata la tragedia. Le fiamme hanno divorato la donna, il suo bambino, il mobilio, le tende, ogni cosa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Osimo insieme all'automedica, poi l'intervento dei carabinieri che conducono le indagini. Il quadro però sembra piuttosto chiaro, il suicidio sembra dunque l'ipotesi più accreditata. Sembra che la donna fosse depressa a causa della separazione dal marito.